Gara ad alta quota sul sintetico di Vasto Marina con due squadre che puntano ad ottenere il massimo dallo scontro odierno, ma i punti in palio sono soltanto tre ed è inevitabile che sarà pressoché impossibile accontentare in pieno tutti i contendenti odierni. I padroni di casa della Baci Galuppo Vasto Marina cercano di sfruttare inevitabilmente il fattore campo per continuare a rimanere incollati alle due principali avversarie per la prima piazza, ovvero la capolista Nicola Galante Casalbordino e la Virtus Cupello. A contendere il bottino ai vastesi di mister avvantaggiato è la Tessa, squadra che ha preso coscienza delle proprie potenzialità e non ha alcun tipo di timore reverenziale per le squadre di alta fascia come quella di casa. I rossoblù di mister Colussi vogliono i punti necessari per ravvivare la fiamma della speranza per un approdo permanente nella griglia playoff. Buon avvio della truppa di casa con il gran bolide dalla distanza di Salvato che impegna Di Cencio dopo pochi secondi. L'estrema tessano è costretta a smanacciare sopra la sua trasversale. Al nono i vastesi vanno anche a segno con Devizia che scavalca Di Cencio con un colpo di testa che sfrutta uno spiovente dalla destra. La sua posizione è ritenuta irregolare e pertanto la rete è invalidata. Gol regolare invece sull'altro versante dopo pochi secondi. È il decimo infatti quando Di Rocco interviene anticipando la difesa avversaria sull'ottimo invito dal fondo di Del Bello precedentemente imbeccato dalla puntuale verticalizzazione di Quintiliani. I vastesi provano a replicare immediatamente. Un minuto dopo gran piatto destro dal limite di Petrone. Di Cencio risponde presente, il gioco prosegue e c'è poi il tentativo in area di Salvato con Appezzato che chiude tempestivamente in corner. Un minuto dopo Devizia sulla sinistra pennella centro area dove interviene l'appostato Tarquini. Tentativo di quest'ultimo non impeccabile ma sufficiente ad impegnare Di Cencio che deve smorzare alla sua destra. Scampato il pericolo, i rossoblù di mister Colussi tornano dalle parti di Vacirca. Al tredicesimo D'Ortona se ne va sulla sinistra pennella al centro, sfera che viene raccolta da Errag ma si disturba col suo compagno di squadra Rodriguez, pallone che arriva comunque tra i guantoni di Vacirca. Al diciottesimo Di Rocco e lo stesso Errag provano a colpire ma la retroguardia aragonese se la cavalla meglio. Al ventiduesimo arriva il pareggio dei padroni di casa e Salvato a colpire con un perfido diagonale dal vertice d'area piccola che sorprende Di Cencio sul primo palo. La squadra tessana accusa il colpo e nelle fasi successive rischia in più occasioni. Al ventisettesimo il gran sinistro dalla distanza di Scipple si stampa sul palo alla sinistra di Di Cencio. Al trentaquattresimo Iarocci prova a sorprendere Di Cencio con un pretenzioso tentativo dalla distanza che riesce in parte nel suo intento visto che l'estremo tessano non trattiene ma Tarquini sulla ribattuta non riesce ad approfittarne consentendo anche a Gian Donato di chiudere definitivamente e spedire la sfera a fondo campo. Va decisamente meglio a priori che un minuto dopo perfeziona il sorpasso favorevole alla squadra di casa. Baci Galuppo che passa a condurre con una zampata a ridosso del secondo palo del difensore vastese lesto a raccogliere un tiro dalla bandierina. L'unica reazione della truppa rosso-blu prima dell'intervallo è affidata al piazzato di Trisi, facile preda di Vacirca. I padroni di casa sono pungenti prima dell'intervallo in un paio di occasioni. Al quarantesimo con il tentativo di Romano che Di Cencio è costretto a sventare alla sua destra e al quarantaquattresimo con Salvato che si divincola e trova lo spazio in area ma Di Cencio è attento sul primo palo. Alla ripresa dei giochi la Tessa prova subito a ritornare in carreggiata con il temibile destro di Del Bello da fuori area. Posizione decentrata per quanto lo riguarda, sfera che sorvola la trasversale di Vacirca. Parentesi aragonese all'ottavo, ma la conclusione di Tarquini è prevedibile e facile preda di Di Cencio. La Tessa intensifica le proprie scorribande in zona d'attacco, vista l'impellente necessità di raddrizzare il risultato avverso. Al quindicesimo, azione che si sviluppa dalla sinistra, Del Bello appoggia per Di Rocco che all'interno dell'area prova a colpire a ridosso del primo palo, ma Vacirca chiude i varchi. Al ventunesimo retropassaggio di Trisi per Di Rocco che calcia di prima intenzione ma spedisce la sfera sul fondo. A Tessa ancora propositiva al venticinquesimo, il neo è entrato Flocco prova a svettare sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, la sfera si alza e si spegne a fondo campo. Episodio da Moviola al trentatresimo con il contrasto in area tra Priori e Di Rocco che il signor Sacripante di Teramo non ritiene sanzionabile con la massima punizione. Al trentasettesimo si rivedono i padroni di casa con una gran fucilata dalla distanza che fa correre un grosso brivido a Di Cencio comunque inoperoso. In pieno recupero la Tessa ciuffa il meritato pareggio e D'Ortona ad entrare pesantemente nel tabellino marcatori intervenendo di testa con estrema puntualità sul traversone da fermo di Del Bello da posizione estremamente defilata.
prima del triplice fischio, la Bacigalupo prova a riportarsi in vantaggio con Vespasiano che interviene sullo spiovente di Sciple, ma la sfera si infrange sull'esterno della rete. Mister avvantaggiato, oggi diciamo allungate la striscia positiva ma rallentate il passo. Sì, vabbè, per quanto riguarda la partita di oggi sicuramente c'è tanto rammarico, c'è dispiacere perché prendere gol all'ultimo minuto è una bella botta, però devo dire che abbiamo espresso un ottimo calcio, in particolare nel primo tempo ma anche nel secondo tempo. Pazienza, ci prendiamo il punto e andiamo avanti. Ecco, ti abbiamo visto molto, diciamo così, incitare i ragazzi, avete palleggiato bene anche uscendo dal basso dalla difesa, squadra veloce, frizzante, alla fine avete pagato forse un'ingenuità su quel calcio di punizione. Sì, vabbè, questo è il nostro calcio, questo è il nostro credo, la nostra filosofia e andremo avanti sempre con la nostra identità. Probabilmente abbiamo pagato sì questa ingenuità che fa parte, è un incidente che fa parte del percorso e probabilmente se fossimo stati un po' più di categoria con la palla lì la facciamo, come si dice, cantare, magari passa un po', passa un altro minuto e la portiamo a casa, però ripeto, fa parte del percorso, quindi andiamo avanti così. Ecco, diciamo fino al decimo quarto d'ora, diciamo, del secondo tempo avevamo quasi l'impressione che poteste fare il terzo gol, poi improvvisamente avete un po' subito il loro ritorno. Ma sì, diciamo che la partita era abbastanza in controllo, a parte il gol preso subito che ci ha un po' destabilizzato. Poi è chiaro che bisogna entrare anche nella testa dei ragazzi in questo momento, dove è una parte della stagione dove i punti iniziano anche a pesare, quindi magari subentra un po' di paura che è del tutto normale. Poi affrontavamo una squadra che non è sicuramente l'ultima arrivata, quindi ci può stare che in un momento della gara si lascia un pochettino il pallino agli altri, tra virgolette. Però grosso modo comunque era in controllo, ripeto, peccato per questo episodio finale. Comunque diciamo le prerogative e le energie per affrontare le prossime due gare che sono forse determinanti ci sono tutte. Ma quello sicuramente, io quello che ho detto ai ragazzi, non lo dico, forse sarò strano, non lo so, però a me della classifica, a me non interessa, a me interessa vivere quello che stiamo vivendo giorno per giorno, concentrarci sul gioco, sul divertimento, perché il calcio è un gioco e quindi la prerogativa del gioco è il divertimento. E poi alla fine tireremo le somme, è chiaro che siamo lì e ci piacerebbe rimanere il più possibile lì, però la gioia noi dobbiamo trovarla non nel risultato ma nel come arrivare al risultato, e l'abbiamo fatto per tanto della stagione, spero continueremo a farlo. Allora, mister Colussi, un altro 2-2 contro una grande del girone, avete ripreso un risultato importante. Sì, abbiamo approcciato bene la partita andando in vantaggio, poi sull'1-1 abbiamo un po' mollato a livello mentale, abbiamo subito il 2-1 e il primo tempo abbiamo chiuso non in maniera positiva. Il secondo tempo i miei ragazzi hanno avuto una grande reazione che ci ha portato al pareggio, penso anche alla fine giusto, però di contro avevamo una grande squadra. Fare complimenti al mister avvantaggiato perché la Bacigalupo è una delle squadre che gioca veramente meglio. Ecco, il secondo tempo, come diceva bene lei, avete cambiato qualcosa, però li avete messi diciamo lì, avete cercato e trovato il pareggio. Sì, siamo messi 4-2-3-1, abbiamo cambiato qualcosina, ma secondo me anche un po' l'atteggiamento che è cambiato, abbiamo corso meglio, abbiamo corso di più e alla fine ci ha portato al pareggio. Sono contento per i ragazzi perché venire fuori da qua senza punti oggi non era giusto. Ora diciamo così il campionato comincia a entrare nel vivo, i punti cominceranno a pesare, necessitate di qualche vittoria in più forse ora? Assolutamente, abbiamo fatto troppi pareggi, anche in campi difficili, però non possiamo, non vogliamo accontentarci, giochiamo partita per partita, domenica per domenica e vediamo, giochiamo per vincere come tutte le partite sperando che qualcuno davanti faccia qualche passo falso. Volendo fare un nome su tutti oggi? No, oggi tutta la squadra ha reagito alla grande, per cui io ragiono sempre da squadra, non voglio parlare di singoli, sono contento per chi ha giocato e per chi non ha giocato che alla fine sul 2-2 ha risultato entrando in campo, questi sono segnali veramente positivi. Ecco, una grande compattezza, un grande spirito, questo è una prerogativa che abbiamo visto spesso
direi con costanza nella tua squadra. No, assolutamente, sono contento di questo, i ragazzi sono, remano tutti dalla stessa parte, sono tutti partecipi e questa è già una bella vittoria di gruppo. Ovviamente la qualità non manca, era sottointesa. Grazie mille.